Solaris Power ha costruito nel giro di breve tempo tre modelli da 48 piedi. Abbiamo già provato il Solaris Power 48 Open, molto bello e molto piacevole da pilotare. Poi abbiamo testato il Solaris Power 48 Flybridge, il massimo in fatto di spazio, grazie al ponte superiore. E adesso è la volta di questa novità, il Solaris Power 48 Lobster, certamente il più classico e affascinante. Con queste varianti, il cantiere non può non essere notato da chi sta cercando un'imbarcazione tra 14 e 15 metri. Tutti questi yacht sono stati sviluppati sulla medesima carena e, se fate attenzione, questa versione Lobster non è altro che il modello Open al quale è stata aggiunta la tuga. Qui i fianchi sono ininterrotti, ma sull'Open si possono avere splendide terrazze apribili sul mare. Tradizione o innovazione? Scegliete quello che vi piace. La 48 Lobster offre le stesse caratteristiche di sicurezza della 48 Open, come questo percorso walk around, largo, comodo, sicuro, perché è protetto da murate alte che terminano con un capo di banda di teak per ricordarci un elemento della tradizione nautica. Ha tutto quello che ci era piaciuto della versione aperta, vale a dire forme sinuose, sensuali. È stata disegnata con una cura e un'attenzione straordinarie. Queste curve sono una perfetta sintesi tra geometria e matematica e io vorrei definire questo modello come un omaggio ai grandi carrozzieri italiani. Questo non è gelcoat, questa è una speciale vernice metallizzata, perché questo yacht è un prodotto raffinato. La poppa è identica su tutti i modelli ed è uno dei tratti stilistici meglio riusciti. Qui c'è il garage per il tender, al massimo di 2,5 metri. Sopra, sulla versione Open, abbiamo giustamente un grande prendisole. Qui invece c'è un divano attorno a un tavolo, che però si abbassa e forma anche in questo caso un bel solaio. Questa è una scala di servizio, serve per salire sul tetto, per esempio durante le operazioni di lavaggio. Ma in realtà la tuga è attrezzata per ospitare un materassino prendisole guarnito con corrimano. A prua c'è un materassino grande come quello dell'Open, perché il punto di attacco del parabrezza è lo stesso sui due modelli. Questa zona protetta vi permette di navigare piacevolmente anche in condizioni avverse e hanno previsto che possiate farlo in piena sicurezza. È ovviamente climatizzata e quindi confortevole in qualsiasi stagione. Il layout cambia rispetto al modello Open perché ci sono paratie cui appoggiare il mobilio. La cucina è attrezzata da un lato con piastre di cottura a gas e induzione e il frigo, dall'altro con lavandino e forno. La zona pranzo è più avanti, può ospitare 4 persone. Il tavolo è regolabile in altezza e diventa una cuccetta d'emergenza per 2 persone.
Sull'Open gli arredi possono assumere diverse configurazioni secondo le situazioni, ampliando il tavolo, cambiando la posizione degli schienali dei divani. La cucina non ha nulla però da invidiare a quella del Lobster, anzi, mi pare ancora più grande. Se il 48 Open può essere considerato come una barca da giornata o per brevi crociere, il 48 Lobster vi permette di ampliare il raggio e la durata della vostra vacanza in barca. Su questo esemplare il layout sottocoperta è molto originale, è stato adattato alle richieste del cliente. C'è un grande open space con una cuccetta matrimoniale, due armadi, un cassettone sotto il letto e portaoggetti ai lati del materasso. Nonostante sia un walk around, non si avverte la riduzione del volume che dovrebbero causare i passaggi laterali in coperta. L'ambiente è spazioso e ben illuminato. Su tutti i modelli Solaris Power 48 si possono avere due layout diversi, per esempio con due cabine e due bagni, oppure con una cabina e una dinette. Inoltre si può scegliere tra la cabina marinaio oppure vani tecnici molto utili, come in questo caso. Sulla 48 Lobster la postazione di pilotaggio è dedicata esclusivamente al comandante, mentre sul modello Open ci sono tre sedute fronte marcia. La carena è la stessa per tutti i modelli Solaris Power 48, con un dritto di prua verticale che resta prevalentemente emerso in condizioni di mare calmo e si infila dolcemente nelle onde quando il mare è mosso. L'impianto di propulsione è il Volvo Penta nelle versioni 600 o 650, cioè con 440 o 480 cavalli. I motori sono sempre i D6. In questo caso abbiamo quelli più potenti. Con questo sistema di propulsione ovviamente siamo aiutati anche dal joystick. I motori sono spostati un po' verso prua rispetto al solito e questo è un vantaggio dal punto di vista dinamico, l'imbarcazione è più stabile. Hanno scelto questa configurazione anche per dare spazio al garage per il tender. 9,5 nodi, siamo in dislocamento con la scia staccata dalla poppa. Una condizione di navigazione a cui una lobster boat come questa è naturalmente votata e in questo momento anche i consumi sono molto interessanti, 2,5 litri per ogni miglio di navigazione, esattamente come l'Open. Abbiamo gli interceptor, ma li ho esclusi perché voglio verificare se in questa fase in cui passa dal dislocamento alla planata riesco ad avere un buon controllo, una buona visuale anche là davanti, anche vicino alla prora. E in effetti riesco a vedere bene anche così, senza utilizzare gli interceptor. E siamo a 12 nodi, appena sopra la minima velocità di planata. Questa è una carena molto complessa, molto particolare ed è stata naturalmente brevettata, così come l'intera imbarcazione è stata progettata dalla Victory Design. Ha questo dritto di prua verticale che è di gran moda, ma per compensare gli effetti dinamici che può causare, Victory Design ha deciso di realizzare lungo l'intero asse di chiglia un tunnel,
Sì, ha scavato proprio le porzioni centrali dello scafo e all'interno del tunnel ha disegnato un altro piccolo asse di chiglia. Una forma davvero complessa, forse difficile da capire, ma gli effetti sono chiari. Se la prua verticale tende a imprimere troppa direzione alla barca, con questo tunnel riusciamo ad avere comunque un controllo perfetto, perché anche le sezioni poppiere riescono a mantenere la traiettoria dello scafo. Di più, questo tunnel serve a limitare la sbandata, cioè l'inclinazione laterale, quando si vira. 20 nodi di velocità. Regolando con precisione la posizione degli interceptor, riusciamo a navigare con un consumo minimo di 4,7 litri per ogni miglio di navigazione. Questo significa che l'autonomia è superiore alle 300 miglia, a questa velocità di crociera. Lo spigolo che hanno disegnato nei masconi deflette l'onda di scia e lo fa in maniera diversa a seconda della forma dell'onda e anche della velocità. Con questo comportamento riesce a mantenere corretto il bilanciamento, abbiamo poco beccheggio, anche se oggi siamo favoriti da una giornata di mare poco mosso. Ancora un dato relativo alle prestazioni, a 25 nodi siamo appena sopra i 5 litri per ogni miglio di navigazione. E adesso la portiamo al massimo, giù le manette! La velocità massima che raggiungiamo è di 32 nodi. Le sezioni poppiere di questa carena sono ancora piuttosto profonde, 18 gradi il dead rise allo specchio di poppa, ma ha grandi pattini che riescono comunque a dare un'ottima stabilità, quindi passa sull'onda in maniera morbida e quando vi fermate in rada siete comunque stabili. Insomma, queste sono caratteristiche che tutti noi vorremmo avere, che il cantiere si era prefisso di ottenere e ci sono riusciti.